E sempre sul caso Telecom abbiamo chiesto un parere anche all'assessore all'economia della Regione Lombardia, Massimo Garavaglia. Sentiamo. La fusione di Telecom con una società spagnola, che cosa significa, come la legge questo passaggio? Dietro abbiamo una questione industriale che si trascina e una questione più generale di paese. La questione industriale purtroppo è nota, Telecom fu acquisita a debito negli anni scorsi, oggi questo debito è esploso, non era più sostenibile e quindi chi è arrivato ha fatto man bassa. Quindi è anche frutto di errori precedenti. In generale viviamo una situazione di paese in enorme difficoltà dove altro che destinazione Italia, attrarre investimenti. Questo semmai è il concetto di attrazione di investimenti che ha una parte del governo, cioè venite a comprare. Noi più che di destinazione Italia vogliamo parlare di destinazione Europa, cioè potenziare le nostre aziende affinché esportino, affinché stiano sui mercati. Per fare questo servono sostanzialmente due cose. Uno, abbassare la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese soprattutto, perché laddove, come purtroppo in Italia, la pressione fiscale sulle imprese è più alta della media rispetto agli altri paesi, noi addirittura siamo al 68% quasi, e poi il PIL cresce meno, ma è la scoperta dell'acqua calda. Due, dobbiamo trovare il modo di far funzionare la giustizia civile. Su 145 paesi censiti dal World Economic Forum, noi siamo al 139esimo posto. Ovvio che così non funziona nulla. Questo discorso vale anche per la questione Alitalia Air France di questi giorni? Anche qui, per come era stata costruita la faccenda, non poteva che finire così, era già tutto scritto. Alitalia diventerà una compagnia regionale e tant'è. Però il mercato è una bella cosa, sarebbe a questo punto più che opportuno liberalizzare definitivamente gli slot per consentire alle compagnie estere che vogliono farlo di venire a operare, in particolare su Malpensa.